ha puntato la pistola alla testa della sua ex moglie e le ha sparato. Poi, dopo aver premuto il grilletto, ha rivolto l'arma verso di sé e ha aperto di nuovo il fuoco. La donna, 49 anni, a ferirla gravemente alla testa, il suo ex marito di 46. La sparatoria è avvenuta questo pomeriggio, poco dopo le 16, in un parcheggio residenziale nel centro di Segrate, alle porte di Milano. I due, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, si stavano separando in questi giorni e sarebbe stato questo a scatenare la lite, finita poi in tragedia. L'uomo è titolare di una sala scommesse della zona. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini del 118, carabinieri e polizia locale. La pistola con cui l'uomo ha sparato all'ex moglie è stata ritrovata subito dalle forze dell'ordine. Le condizioni di entrambi sarebbero molto gravi. Il 46enne è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano, l'ex moglie invece al policlinico. Ah, carissimo, buongiorno.